Ciao ragazzi, ragazzi, eccoci finalmente arrivati con un nuovissimo video. E oggi video story time. Finalmente nuovissimo episodio della mia vita Maina Gioiosa. Me lo avete richiesto in tantissimi in questa settimana tramite direct su Instagram. Cristiano, ma quando ci fai il nuovo story time? Cristiano, ma gli story time che fine hanno fatto? Vogliamo gli story time. Quindi mi scuso per non avervi portato questo nuovo episodio prima, ma come si suol dire, meglio tardi che mai. Iniziamo subito perché oggi vi vado a parlare nuovamente della mia carriera televisiva che non riesce ad ingranare, perché qualche mese fa sono stato chiamato per un importante programma pomeridiano di Rai 1 e vi racconto tutto. Allora, partiamo dall'inizio. Il periodo è il solito di quando stavo facendo i provini per il Grande Fratello, quindi si tratta di febbraio-marzo 2019. Mi arriva un DM su Instagram di una persona che lavorava in Rai, che praticamente si presenta e dice che stavano cercando dei volti nuovi, delle storie nuove per quanto riguarda questo importante progetto, questo importante nuovo programma di Rai 1 domenicale, e mi richiedeva appunto il numero di telefono per avere una conversazione telefonica con lui. Io gli lascio il mio numero di telefono e faccio vabbè, ci sentiamo presto. Praticamente in giornata, poi nel pomeriggio, mi chiama e si ripresenta, mi racconta tutto quello che fa. E il programma, ragazzi e ragazzi, era La Prima Volta, quello condotto da Cristina Parodi, che andava in onda ogni domenica su Rai 1 appena dopo Domenica In di Mara Venier. Praticamente mi aveva chiesto se avevo mai visto questo programma, se sapevo di cosa parlasse. Io ho detto guarda, no, so che esiste, so che lo presenta Cristina Parodi, ma sinceramente non l'ho mai visto. Anche perché la domenica io o esco o comunque mi guardavo poi Barbara D'Urso, insomma. E lui fa, guarda, non c'è nessun problema, praticamente questa prima volta, in questa prima volta, ogni settimana parliamo di una storia più o meno bella e raccontiamo un po' i fatti come ogni settimana, di quello che è successo, di quello che succederà, e facciamo anche delle sorprese. E io dico, va bene. Ganzo, mi piace, è tipo una specie di c'è posta per te, però senza busta. E gli dico, ma io quale sarebbe il mio compito? Cosa dovrei venire a fare? E lui fa, guarda, te lo dico proprio sinceramente, io mi sono incuriosito a te perché ho visto su YouTube il video dove parli praticamente del rapporto con tua madre, che è andato anche abbastanza bene, per quello vi ringrazio, 500.000 di visualizzazioni, quindi grazie mille, e tanto supporto, quello è ancora più importante da parte vostra. E è una storia che mi ha toccato tanto, particolarmente in prima persona, e vorrei che tu la portassi anche in televisione da Cristina Parodi, appunto, in questo programma, per parlarne. E io lì per lì ho detto guarda, non ho nessun problema, mi va bene così, anche perché non è che mi vergogno a raccontare questa cosa, anche perché se no non la raccontavo sul mio canale YouTube. E anzi, se posso aiutare magari anche da casa qualcuno che sta passando lo stesso inferno, o comunque su per giù le stesse cose che ho passato io e sto passando io, ben venga, no? Che utilizzo e sfrutto la televisione per questo mio obiettivo, insomma, no? E fin lì tutto bene, fino a quando poi lui mi dice, poi, dopo che racconti questa storia, noi vorremmo anche fare una sorpresa a tua madre. E lì iniziano, ragazzi, le mie perplessità. E ho detto, in che senso la sorpresa a mia madre? E lui mi dice, perché vorremmo che tu facessi pace con lei, tu le chiedessi scusa e magari vi rincontrate con un abbraccio e ripotete riniziare, no, il vostro rapporto da capo. E io lì inizio a dire, mi sa che non hai visto il mio video su YouTube in cui racconto questa cosa, perché numero uno, gli dico, io non ho da chiedere scusa di niente, perché io dovrei andare da lei a chiederle scusa, dato che la vittima, tra virgolette, sono io. Al massimo lei dovrebbe chiedere scusa a me.
E ho detto, numero due, non penso di essere in grado in questo momento di riallacciare il rapporto così come se fosse nulla, poi soprattutto davanti a, boh, non lo so, milioni di telespettatori, davanti a delle telecamere, è una cosa un po' grave. Quindi io ho detto, cioè, fino a quando posso parlare, devo parlare di questa cosa, di quello che è successo e tutto, o come fare per superare la cosa, va bene, ma se devo intromettere, metterci anche altre persone, mi sembra un po', cioè, brutto, non me la sento di fare, diciamo così. Allora che lui dice, sì sì, capisco, capisco, ma allora proviamo, no, magari a farvi incontrare in un bar, no, così, con le telecamere nascoste, no, e voi vi fate un incontro in cui parlate, magari gli chiedi scusa, le chiedi scusa. E io ho detto, ma perché io devo chiederle scusa? Non ho capito bene, cioè nel senso... E poi ho detto, scusa, telecamere nascoste o ben in vista, sempre telecamere sono, no? Mi sento un po' in imbarazzo adesso, non ti nascondo, in questa telefonata, ma comunque non penso nemmeno che mia madre abbia voglia, il coraggio comunque di sputtanarsi, da, tra virgolette, in televisione per questa cosa comunque abbastanza grave. E poi ti ripeto, gli dico che non me la sento in questo momento, mi dispiace, gli ho detto, gli ho fatto, e poi gli ho fatto anche la battuta, fosse stato, c'è posta per te, era un conto, però così la vedo un po' così a cacciara, buttata lì, proprio per fare un po' di share, te lo dico proprio sinceramente. E lui mi ha detto, ah no, va bene, ma allora, ma nemmeno, cioè, dato che tua madre comunque non accetterebbe mai una cosa del genere davanti alla televisione, ma allora, ripeto, nemmeno dietro telecamere nascoste. E ho fatto, ma anche se ci fossero delle telecamere nascoste, poi verrà il momento di firmare la liberatoria per farle andare in onda e non te l'accetta, quindi sarebbe una cosa così, fatta così, per perdere tempo, perdo tempo io, perdete tempo voi, nel senso, guarda, ti ringrazio, magari se poi pensate ad altre cose, ad altri argomenti, ben venga, richiamatemi tranquillamente, se no, va bene, no, amici come prima. Allora che lui mi fa? Ah no, va bene, mi dispiace, no, per questo, comunque, cioè, accetto, no, il tuo pensiero, quello che mi ha detto, lo devi accettare per forza, perché se no, nel senso, non è che posso fare delle cose contro la mia volontà, va bene così, e mi fa, allora senti, ma te hai mica delle amicizie, tipo, boh, che si sposano, dei ragazzi che stanno insieme da tanto e magari uno dei due vuole chiedere di sposarsi all'altro, no, cose così, oppure di fidanzati che si stanno lasciando e quindi uno dei due vuole ritornare dall'altro. E ho detto, guarda, ho abbastanza amici però che si sposano, fortunatamente no, e quell'altri sì, ci sono, però, cioè, sono un po' affari sua. E mi fa, senti Mese, comunque prova a parlarne di questo programma a loro, no? Magari gli passi il mio contatto, così poi mi fai chiamare, che ci si può organizzare. Allorché a me mi lascano le braccia e faccio scusa, io da ospite di questo programma devo diventare anche ora autore, talent scout, che devo andare a cercare cose, il lavoro è tuo, non è mio, ma poi è gratis, nel senso, fatto, guarda, io glielo provo anche a chiedere, ma sicuramente non vorranno fare questa cosa, perché sotto riflettori, nel senso, mi piace stare a me, i miei amici sono tutti un po' vergognosi, no, un po' così, comunque glielo provo a dire, grazie mille, ciao 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 ciao, riattacco. Ovviamente poi non l'ho più sentito, perché, ragazzi, cioè, io mi rivolgo a voi della televisione, ok, voler sfruttare noi del web, ok, per parlare di varie situazioni, ok, ben venga, no, ci mancherebbe altro, però dal momento che io ti dico di no, perché il format non mi piace o non sono con la testa pronto per farlo, non mi puoi chiedere di fare il tuo lavoro a gratis, soprattutto per andare a cercare i vari ospiti per il tuo programma. O mi prendi a lavorare lì, o se no ti prendi il tuo computerino e stalkerizzi te le tue cose. Cioè, boh, a me mi sembra una cosa un po' strana sta roba. Insomma, e quindi niente, alla fin fine, anche per questo programma ho detto di no, ma...
è una cosa che ora che sono passati molti mesi, il programma ovviamente è finito, mi sa che ora a settembre non lo rifanno per i bassi ascolti e tutto quanto. Comunque non mi pento di niente, anzi ho fatto proprio bene a dire di no, perché mi volevano far fare una cosa che sinceramente non era nelle mie corde, non era nel mio carattere e non era una cosa che volevo fare. Quindi, visto ragazzi, è una cosa che voglio dire, sì, ok, Cristiano, oddio, poco umile, bramoso di successo, però a quest'ora ho detto no a quello, no a quello, no a quello, no a quell'altro, e anch'io ho una mia dignità. E quindi niente ragazze e ragazzi, è uno story time un po' corto, non di mezz'ora, ma siccome ultimamente vi ho fatto 3 video che durano più di 20 minuti e qualcuno si è anche lamentato, stanno durando troppo questi video, allora sto un po' cercando di accontentare tutti con video un po' più lunghi, video un po' più corti e tutto quanto. E niente, uno story time un po' più così superficialotto, ma è una cosa che mi è successa, ve la dovevo raccontare da mesi, ho sempre rimandato, ho detto ora è il momento giusto e prima o poi arriverà, non vi preoccupate, quando il mio story time in cui vi dico sì, ho detto sì a questo programma televisivo e quindi mi vedrete ovunque poi. Insomma ragazzi, fatemi sapere voi qua sotto tramite commento cosa ne pensate di tutta questa storia. Se secondo voi ho fatto bene a dire di no o sono stato comunque un asino, perché magari ogni occasione è buona e bella per farsi vedere. Io rimango comunque della mia idea, però sono curioso di sapere voi cosa ne pensate. Mettete like per il ritorno degli story time, mi raccomando. Iscrivetevi al mio canale, andatemi a seguire anche su Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Maiale Cardo, queste luci, voglio morire.